L'argentino Leandro Granato è un pittore decisamente curioso. Per dipingere usa le lacrime. Granato ispira acqua colorata che poi schizza sulla tela dall'occhio. Già da piccolo Granato si era reso conto della sua capacità di schizzare dagli occhi il liquido che aveva in bocca. Una cosa che può apparire anche ributtante. Quando mio nonno è morto, ho organizzato io il funerale, ma non potevo piangere. Poi, dopo 2 anni in cui mi sono dedicato alla pittura, mi sono detto: perché non dipingere con le lacrime? Così ho cominciato a studiare e a fare ricerca sulla pittura. Perché non pintare con lacrime? Su come perfezionare la tecnica. In 2 anni sono riuscito a dipingere il primo quadro. Fin da bambino comprese il funzionamento del collegamento speciale tra occhi e naso. Quando decise di fare questa come attività professionale, la sua famiglia credette che fosse impazzito. I quadri di lacrime oggi gli hanno dato notorietà e le sue opere sono spesso vendute per cifre anche superiori ai $1,000. La mia tecnica attira molta attenzione, ma anche repulsione. Può generare interesse, ma anche sensazioni negative. Una repulsione del pubblico. Va bene tutto, sono i sentimenti delle persone. Granato ha appena aperto un piccolo atelier in cui tiene workshop appena fuori Buenos Aires e sta cercando delle gallerie in cui esporre le opere. La sua idea è diventare caposcuola di una tecnica tutta nuova che vorrebbe vedere diffondersi.